Panico, innanzitutto un commento sulla partita. Un pareggio con l'Are Canatese, un punto d'oro. Voi siete usciti dal campo stremati ma felicissimi. Con il cuore avete raggiunto questo risultato. Sì, una squadra tutto cuore, questa dell'Isernia. Non ci resta altro, purtroppo. Magari anche tecnicamente siamo una buona squadra, però per salvarci ci occorrono minimo 3 acquisti di categoria. Loro sono venuti qua oggi, erano tutta gente esperta, tutta gente fisica. Noi abbiamo giocato con un 95 a centrocampo, un 92, un 93, un 96 a centrocampo. Loro avevano Cianni, che guadagna quando è tutta l'Isernia messa insieme. Quindi. Ecco, però insomma c'è da dire che l'Are Canatese non ha fatto tanto più di voi. Insomma, al di là di questo, per l'Isernia non sono assolutamente finiti i problemi. La crisi non è rientrata, a mercoledì si chiudono le liste. Voi, insomma, com'è la situazione? Diccela tu. La situazione è drammatica, perché era stato detto di portare il titolo in città. Il titolo è stato portato in città da Pietrangelo, da Cozzone e altra gente varia. Una volta che il titolo è qua, ci sta ancora in differenza. Noi, la squadra, ci sta mettendo il cuore, non solo. Io mi sto pagando vitto e alloggio da 3 mesi da solo, senza percepire un euro. E c'è una vertenza fatta a Risenne che non farei mai prendere punti di penalizzazione a Risenne, quindi l'ho dovuta togliere. Se magari era un'altra squadra, sono soldi che mi rientravano e non mi sono entrati. E ho tolto la vertenza che pendeva, altrimenti prendiamo un punto di penalizzazione.